Ciao a tutti e buongiorno. È un nuovo giorno. Oggi andremo in un viaggio di un giorno con la barca. Abbiamo prenotato ieri una barca. Vi facciamo vedere tutti i percorsi bellissimi che faremo oggi. Vedremo Isola Vulcano, vedremo Stromboli, altre due ancora, Panarea, che è molto importante, non si può, certo, non si può non nominare, la famosissima Panarea, Isola Panarea. Poi mangeremo in posti che nemmeno noi non sappiamo dove, sarà una grande sorpresa e iniziamo questa giornata alla grande, state vicino a noi per vedere cose meravigliose. A più tardi. Vi volevo fare vedere come ci siamo vestiti oggi, così ci vedrete di bianco certamente. Mi sono messa il cappello bianco, Gaetano, camicia di lino bianca con scarpe, pantaloncini perché è giusto per la barca. E poi vi volevo vedere un'altra cosa, che ho preso il ventaglio, non sappiamo come sarà, ventilato o non ventilato. Ieri c'è stato un caldo pazzesco. Poi vi faccio vedere l'armadio che ieri mi sono dimenticata. Qua c'è un altro armadio che io ieri ho dimenticato farvi vedere. E per capire che non siamo a posto. E solamente per appendere i vestiti abbiamo qua. Praticamente li abbiamo appesi così sul muro. Questi sono i nostri bagagli. C'è la borsa di Gaetano perché abbiamo asciugamani e cose che ci serve per la spiaggia. Andremo a fare bagno e la mia borsa con un po' di roba per cambiarmi e tanta tanta allegria. Questa è la nostra porta. Con appartamento Calypso e adesso scendiamo queste meravigliose scale e andiamo direttamente al bar per prendere un caffè. È aperta e chiusa. Qua c'è un altro appartamento che si chiama Demetra. Guardate, questa è il Demetra. Quadri. Ha aperto Gaetano la porta e adesso vi faccio vedere che splendida mattina. Qua ci sono delle scale per andare in questo giardino, però non è tanto curato. Invece quelli di là sono stupendi. Oggi vi vorrei fare vedere che qua abbiamo un cimitero greco antico. Guardate le tombe, ragazzi. Proprio qua accanto a noi. E vi volevo fare vedere questi fiori stupendi. Che nemmeno io non lo so che sono, ma sembra bougainvillea rosé, rosa. È raro che si possono vedere questi fiori. Guardate che meraviglia. E poi un'altra cosa ancora. Guardate questo ficus, ragazzi. Questo ficus è un tipo che io non ho visto ancora. È
e vi vorrei fare vedere la frutta che fa questo ficus. Guardate, guardate lì la frutta. È fantastico. Aici este Hotel Orient. Qua si trova l'Hotel Oriente. E vi volevo fare vedere questa meravigliosa vitrina. Quando mi avvicino un po' per farvi vedere, qua scrive: c'era una volta. Guardate che bello. Dentro ce l'hanno il caretto siciliano. Non si vede bene, meglio la sera. Guardate che atmosfera questa mattina. Avete visto immagini che vi ho fatto vedere ieri sera, che era qua, e adesso un silenzio. Si sentono in lontananza solo i gabbiani. Ma che bello!
sulla sinistra l'archetto degli angeli, sulla destra abbiamo il faraglione, la mummia. Circa 15 minuti. Ragazzi, l'acqua è stupenda. Questa l'acqua è veramente, non è fredda, è pure bagnata, che si sta da Dio. Stai chiamando, giusto? Ascolta, e chi sono? Ah, io chiedo ancora? Grazie. Aspetta. Sto venendo. Guarda, sto venendo. Mi ha fatto vedere qualcosa dal boxe. Non muovere la nostra camera. Un attimino, signori, che ci sono giù c'è il sole, quando scende lui, c'è un film, filami, ci blocchiamo quella, lui è un po' di vedere, passo per lui, okay. Ragazzi, venite a Lipari, ciao, ok, è finito il cavallo, mentre sulla sinistra iniziamo a vedere la piscina di Venere. Sulla sinistra si vede meglio la piscina di Venere. Sì, la leggenda dice che Venere secondo, di Venere si incontra piscina, per cui vediamo meglio la grotta del cavallo. E sulla destra, quello scoglio chiamato lo scoglio paglietta o soprannominato testa del leone, assume proprio la forma della testa di un leone, del profilo di un leone. Sulla sinistra che si vede meglio la testa del leone. Dai, la bocca sembra che tocchi l'acqua, l'acqua, il naso, gli zigomi e la ventilazione della criniera. Mentre in fondo quella con i due torti è l'isola di Sarina.
piccolo cratere. La scala del cratere principale è spiaggia nera con sabbia nera, andremo proprio adesso a vederla. E qua c'è un'altra spiaggia bellissima, qua c'è scritto in inglese, ok, comune di Lipari. Che odore, c'è un odore di zolfo, giusto? Gaetano, dico bene?
era, vero? Acqua calda. Qua ci sono le pietre dal vulcano. Questa c'è tutta roccia vulcanica. Poi qua c'è la spiaggia bellissima. Là ci sono geyser nell'acqua. Guardate i geyser, magari li potete vedere. Però qua non si può fare il bagno, solo la spiaggia. Noi andremo più in avanti e magari là abbiamo capito che si può fare persino il bagno. Ragazzi, ce ne andremo di qua perché non potevamo perdere l'occasione di vedere la spiaggia nera. Ci siamo informati che queste fuoriuscite nell'acqua tipo geyser sono anidrida carbonica ed è dovuto alle attività vulcaniche. Guardate qua il vulcano, cioè meglio di non fare qua acqua, non fare qua bagno. E adesso proseguiamo su questa strada che è bellissima. Giustamente abbiamo il mare da questa parte e più in avanti c'è la spiaggia nera. Guardate queste panche che mi piacciono, è un muretto e sopra c'è la ceramica. Un'idea ingegnosa per fare sedere la gente. Qua mi piace pure questo muro. Queste case, villette, sono stupende. Qua c'è un ristorante, sempre bello. Le nostre specialità, sempre siciliane. Ristorante e tavola. Vediamo poi quello che sceglieremo per mangiare. Ancora. Ragazzi, questo tipo di strutture si trovano anche a Nardò. A Nardò in Puglia, dove noi abbiamo parenti, appena me l'ha detto Gaetano. Oleandri sono favolosi. Favolosi. Si possono anche affittare, guardate che cassuzze bellissime per una vacanza da sogno. Non lo so la sera come sarebbe qua, però sicuramente molto molto bello. Fiori e sabbia, terra vulcanica, sabbia vulcanica. E praticamente c'è sabbia vulcanica dappertutto, ragazzi. Il vulcano qua ha un'attività proprio. Guardate per terra, è tutto nero. Sabbia nera.
Ragazzi, adesso vi voglio far vedere la sabbia. Guardate la sabbia nera. Volevo farti vedere, là ragazzi c'è il vulcano che fumica. Guardate, guardate il fumo. No, puoi vedere quella là. E qua vicino a noi il vulcano, non è che è lontano. Amore, gira il bicchiere. Salute alla nostra. E ci delettiamo con l'arancino. Significa che non andiamo.
imbarcazioni dove ci sono quelle due bianche galleggianti, si vede una piccola spiaggia, quella è proprio la spiaggia di Calaiunco. Si vede una scalinata che porta su e si arriva al villaggio preistorico.
Questo è un fico. Questo è un fico, vedi c'è una. Vedi che c'è un tuk-tuk. Mari, entra anche il tuk-tuk qua. È una cosa. Guarda come abbiamo noi. Ficus Benjamin, come abbiamo noi. Dai, andiamo di là. Anche questo abbiamo noi. Vedete fichi? Fichi, ma sono piccoli. Ancora da maturare. Si apre la notte, per la mattina, sì. Ho capito. Wow. Molto bellissimo. Qua praticamente è un bar.
deciso sei di prendere questo macchinario, eh? Questo si parte. Selvaggia, sì, 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 stato sì, naturale. Sì, 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 assolutamente sì. Ah, queste sono le strade quelle strette che diceva che erano anche gli specchietti. Ah, ha detto che non c'hanno gli specchietti retrovisori perché se no sbattono. Ok, allora facciamo pure noi questa esperienza. Non devo stare troppo sporgente che già è il muro. Sì, piante, muro, attenzione. Sì, infatti, anche piante, certo, che graffiano. Che ti graffi. No, no, volevo una esperienza simile perché mi sentivo troppo stanca. No, ci siamo agitati, sapete perché? Non vi ho detto più niente perché ero... Perché quel pareo, ho comprato un pareo da Vulcano, mannaggia, e siamo andati a quel bar, abbiamo preso. Io ho detto al mio marito, mi sento, non mi sento tanto bene, mi si gira la testa, così, abbiamo bevuto acqua, lui ha preso granita e siccome l'ho messo sulla sedia per non bagnarsi, là è rimasto, ci siamo messi a parlare. Io l'ho dimenticato, 12 euro l'ho pagato nuovo, mi è piaciuto perché era da Vulcano, a me Vulcano mi è piaciuto di più e di tutte, anche Panarea, però Vulcano per me mi è andato al cuore, perché ho visto per la prima volta la spiaggia nera, con sabbia nera, non è che non ho visto quella sabbia di Vulcano, però è un conto è fare con quella spiaggia, mi sono innamorata di quelle villette verso... Cioè mi è piaciuto tanto, io ho preso questo pareo 12 euro e ups, è vero, le piante già stanno essere... A me ieri era successo che a Filippo l'avevo lasciata la tovaglia sulla sedia del bar, poi siamo tornati, però l'ho trovata dove l'avevo lasciata. Appunto, se noi ci rendevamo conto che l'ho dimenticata, sicuramente la trovavo. Sì, la trovavo. Perché qua nessuno tocca niente. No, sicuramente no, però... completamente, mi si girava la testa di sole e poi adesso ho capito, ho guardato un specchio ma io ero tutto un fuoco, no, e per me è stato già troppo sole oggi, ecco perché non sono venuta più a spiaggia, anche se mi piace visto, tantissimo. Guarda, sono strette le strade, la ragione. Sì, 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 strettissime. Guardate, questa casa rossa è la casa dove sono stati ospitati Roberto Rossellini e Ingrid Bergman quando è stato girato il film Mastro. Nella primavera 49. Per noi questo film è stato molto importante. In quel periodo l'isola stava diventando un'isola fantasma. Una malattia aveva bruciato tutte le piante di Malvasia. Quindi l'economia che era basata solo sull'uva da Malvasia qua a Stromboli, un po' come Salina era. Sì, sì. E si sono trovate le famiglie senza avere più la possibilità di poter mantenere i figli. Certo. E quindi il film ha dato respiro. Sono emigrati tutti in Australia e in Argentina, la maggior parte diciamo in Australia. Sì. E quando era girato il film c'erano da 5.000 abitanti che facevano Stromboli, ne erano rimasti già meno di 1.000. Mamma mia! Subito, l'anno successivo al film, subito turisti hanno cominciato a prendere a ritornare. Ok. Quindi la piazza centrale, la piazza di San Vincenzo.
Sì. C'era problema energia, cioè, però poi a questo orario dopo tutto il bagno sì, è vero. Ah, questi abitano qui. La zona più residenziale, no? Quello che chiamiamo residenziale si chiama Piscità, è una zona delle ville più importanti, tempo storico. La comare, quelli che hanno la vita della comare, hanno la vita della comare.
Che fai così? Che è successo? Signori dietro, il braccio è grande all'interno della macchina, perché sì. Devono i tipi di caratteristiche che sono stretti. Proprio Maria, ho una paura. Mi devo tenere. Qui siamo 1500 metri. Mamma mia! Ragazzi, guardate! Proprio rasati al muro. Sì. Come può vedere, camminiamo a un millimetro del muro con una precisione fantastica questo nostro signore che guida, questo autista che è fantastico. Basta, tutti, mamma, entrano dentro. Santo cielo. Wow! Un'esperienza incredibile. Qua in costruzione ancora, sì, si costruisce. Attenzione dietro, no? Sì. Siamo qua rimpiccioliti proprio, piegati. Come le sardine. Come le sardine, sì. Ci sono da questa parte del paese, mentre a porto sono tutte spiagge lunghe, da questa parte sono tutte spiaggette piccoline chiuse da queste rocce vulcaniche, quindi per tutta la lunghezza del paese, a differenza di tutte le altre isole, la massima distanza che puoi fare è la strada alta che abbiamo fatto prima per arrivare al mare, perché in qualsiasi punto scendi è sempre una spiaggetta dove andare a fare il bagno, non è poco. Perché no, se prendi una casa a Lipari hai bisogno di andare a mare, poi di camminare, prendere di il pullman e poi fare un pezzo a piedi oppure prenderti il taxi. Dico, lo prendi magari anche qui, se sei a Scari e puoi venire da questa parte, c'è dal porto, puoi venire qua. Però nel giro di 5 minuti sei a mare, non puoi venire da qui. Ciao! Ciao!
loro li mettevano di mattina, mettevano la lampadina, la mettevano di sera. Mi ricordo di non attaccare. Una volta alla settimana la nave. Lei l'ha spiegata in maniera eccellente, è stato simpaticissimo, sì. E non è cosa da tutti. Sì, sì, infatti, è un autista eccellente, a millimetro, sì, sì. Siamo andati con velocità. No, ha detto bellissimo. Anche delle cose interessanti, non banali, non stupide. Molto interessanti. Già abbiamo un quadro molto chiaro di Stromboli, anziché sì. Noi da soli non potevamo scoprire. No. Tante cose non le avremmo saputo. Guarda in quel tempo, il caico, quello là sono i caicchi restantati, detto che come sentite ho detto prima, sono quelli là. Anche fotografato, abbiamo fatto fotografie qua, fino a qua siamo arrivati, più in là, e poi dopo ci siamo ritornati, abbiamo capito che non ce la faremo da soli a piedi ed ecco è stata la migliore decisione. Sì, sì, sì. Ah, qua è dove eravamo prima, che c'era il mercato. C'era frutta, sì, 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 esatto, abbiamo girato proprio tutto. Il giro del meglio. Ora un bel aperitivo. Che dici? Ora un bel aperitivo, se vuoi. Ci vuole, sì. Sì, un aperitivo qua e poi mangiamo al Liberi. Certo, certo, sì, sì. Perché arriveremo alle 11 al Liberi, eccetera. Vabbè, no, arriviamo alle 10 e un quarto. Il tempo che ci cambiamo, certo. Che una si fa. Fino a qua abbiamo pagato. Si fanno. Ok. Comunque la maggior parte delle case è qui.
anche tu, davanti a noi una delle tue razze, la razza è questa volta che il guardiano utilizzava in caso di testeria, la razza riparata. Adesso guardando a metà altezza, in mezzo a queste due crepe, si vede una roccia a forma di cuore, chiamato il cuore di Strombolicchio. E proprio in mezzo a queste due crepe a metà altezza. Ah sì, la vedo. L'hai visto? È la... Sì, io sì. Lo faccio vedere io 5 euro. Gaetano, l'hai visto? È là. Sì. Sì, sì, io l'ho visto. Della parte destra di Strombolicchio e assume la forma della testa di un cavalluccio marino del Vico Campus. Ora si vede, vedo il cellulare del signore e si vede a posto. Salutiamo adesso l'ultimo giorno che passeremo qua a Lipari. Andiamo a mangiare in un posto bellissimo, vi faremo vedere. Spero che finora vi hanno piaciuto tutti i nostri video e tutti i nostri posti, tutti i posti dove siamo stati. E ci vediamo a più tardi. Poi ci salutiamo del tutto. Ciao! Illa! Come vi stavo dicendo di mattina, siamo l'ultimo giorno del nostro, della nostra mini vacanza a Lipari. Sono qua nel porto, guardate, Gaetano se n'è andato a informarsi della nostra partenza che sarà alle ore 17, se non mi sbaglio 17 e mezzo, ormai dovremmo essere qua a porto e con i bagagli tutti pronti. Noi oggi abbiamo dovuto lasciare la camera e ci hanno concesso di lasciare i bagagli dentro, li lasceremo fino alle 4 nella stanza
E frattempo andremo a mangiare da qualche parte e ci faremo qualche giretto, un altro giretto prima della nostra partenza. E di là sarà il ponte verso la nostra barca, imbarcazione che prenderemo per arrivare a Messina, no a Messina, pardon, si chiama, vi scrivo io sul schermo perché non mi ricordo proprio in questo secondo. Guardate qua qualcosa di bello, una macchina Fiat di epoca, certamente che mi sono fatta le foto. Stamattina abbiamo visto quella imbarcazione che ha caricato la merce e poi vi ho fatto vedere un'altra barca lì che porta acqua in questo posto, perché acqua non ce n'è e si deve portare ogni giorno l'acqua per i abitanti di questo posto meraviglioso. Meno giornaliero, perfetto, saremo le bevande. Qua c'è il menu, vediamo un menu molto ricco di cose buonissime. Vediamo qua, vediamo prima questo, perfetto. Solo che noi già sappiamo che mangeremo questo tipo menù giornaliero che daranno loro per 25 euro. E poi c'è la lista dei vini. Guardate qua, ma con questo caldo, ragazzi, chi può bere? Non se ne parla. Gaetano ancora pensa. E qua è il nostro locale, bellissimo. E la birra di oggi che abbiamo scelto è questa birra dello Stretto Premium Lager puro malto. Yummy yummy. Qua abbiamo penne con pesce spada. Buon appetito a noi. Abbiamo ordinato insalata di polipo con le patate. Guardate, ragazzi. E qua abbiamo pesce spada all'eoliana. Guardate il piatto. Sono passati solamente 2 minuti e già è così il piatto. Era pieno, adesso è così. Cioè buonissimissimo. Questo è il piatto di Gaetano. Bravo Gaetano.
abbiamo ricevuto anche questa cosa, e tovalette rinfrescante per le mani in forma di pesce, che carino. Qua abbiamo, ragazzi, sorbetto al limone che ha ordinato Gaetano, il mio marito, e io mi sono pressa un cappuccino.